Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi SnowRunner. L'ultima volta abbiamo sbloccato la Scout, questa qui, la Scout 800. Scusate il rumore della motocicletta o macchina, che non so perché hanno queste marmitte che fanno un casino alla Madonna. Abbiamo sbloccato l'ultima volta la Scout 800 con scritto ASCII e una cosa importantissima: il motore personalizzato. C'è una revisione completa del design originale. La sua pura potenza si scontra solo con il consumo di carburante. Portare carburante di serva, cioè ovvero consuma un botto, però abbiamo una potenza fenomenale, ovvero consuma tanto. Il problema del consumi abbiamo visto che è un problema. Dovremmo riuscire a sbloccare, no? Dov'era? Varie, forse qui. No, non mi ricordo. Telaio. Dovremmo sbloccare questo. Questo sarebbe bello. Peso e potenza ci dà B, però avremmo benzina ancora 3820. Andiamo a vedere la Bronco cosa abbiamo. Motore 0, cambio, abbiamo lo SnowRunner che lo possiamo benissimo installare. Poi abbiamo sospensioni, abbiamo le standard, purtroppo i pneumatici possiamo già andarci a scegliere questi. Il traino, possiamo mettergli il traino autonomo e siamo arrivati a 3.300. Abbiamo finito i soldi. Una ruota di scorta, telaio, abbiamo il portapacchi, ce lo installiamo perché il portapacchi in questo caso ci dà molto molto benza. Il problema è il motore. Varie, abbiamo il clacson esterno, questo non ci interessa per adesso. Come paraurti andiamo a vedere. Belli questi due tubi, mi sono sempre piaciuti. No, se mettiamo quello non possiamo mettere quello. Poi abbiamo bull bar, inclinato 700, non abbiamo i soldi naturalmente, ci siamo fregati tutti i soldi. Ma possiamo cambiare colore. Onestamente in queste macchine qua è molto meglio il bianco, non so perché, ma andremo a cambiare colore e vediamo un attimo, non lo so. No, rossa è orrenda. Questa che colore è? Ah, questa è la classica. Verde militare? Non è male verde militare, eh? Bene, per adesso andremo a scegliere il verde militare. Fatemi sapere nei commenti che colore vi piace per questa macchina. E andremo ad utilizzare questa e vediamo un po' come si comporta. L'andremo a utilizzare per sbloccare, andremo qui. E per andare lì dovremmo fare una bellissima passeggiata. Dal ponte di legno non si passa, quindi andremo qui. Anzi, quasi quasi. Qual è il tragitto più corto? No, è giusto di qua. Qua c'è la cisterna, faremo benzina. Poi andremo qui, qui. Questa passeggiata qua. Qui c'è un camion da recuperare. E poi questo pezzo. E l'ultimo è questo. Signori, quello è l'ultimo avamposto da sbloccare. Attiviamo il motore, spegniamo quello e vediamo un po'. Bella fumata nera. Vediamo anche com'è l'interno. Molto rustico naturalmente. Negozio rimorchi. Questo è il nostro interno. La ruota di scorta. Specchietti. Così si vede fuori. Ah, questo è bello. Così si vede anche cosa succede nella ruota. Dietro,
Perfetto. Bene. Sì, scusate. Accendiamo le luci e via si parte. Però dato che sono le 5 partiamo di mattina. Vediamo un po' se in stabilità, in velocità, come si comporta. Per adesso i consumi sembrerebbero normali. Andiamo col 4WD, sempre il blocco differenziale attivo. Diciamo che il 4 consuma un pochettino, eh. Però abbiamo il portapacchi pieno di benzina. Ma la vedo un po' sbilanciata sulla destra in questo momento. Ci sembra facile che si ribalti. Vediamo un attimo. Magari abbiamo bisogno di nuove sospensioni. Non lo so. Adesso vediamo un attimo. Però questa diciamo che è la Jeep quasi per eccellenza, perché ha tutto. Ha quasi tutto. Quindi anche il calcio traino. Quindi volendo potremmo forse abbandonare il nostro pick-up? Non lo abbandoneremo mai. Ci siamo troppo affezionati, almeno io mi sono troppo affezionato. Anche perché ha dato tanto. Ci ha aiutato in tanto e ha dato tanto. È stato veramente una bella scoperta avercelo. Andiamo a vedere un po' qua se non ci andiamo ad ammazzare. Era tanto per vedere l'effetto ruota. Lì c'è il nostro benzinaro che ci fa la benza. Ci passiamo un attimo e facciamo benzina. Vorrei prendere anche questa qua, ma questa è la cisterna abbandonata. Qui ci vuole un camion. E abbiamo consumato 10 litri. Madonna mia. Consuma un bel po'. Togliamo questo così consumiamo di meno, che qua è strada normale. E abbiamo 4 marce. Però ci dice che ancora qui ci sono. Ecco, senza 4x4 fa veramente fatica, eh. Vabbè. La nostra Bronco fa veramente fatica. Se n'è andata da sola a sinistra, eh? Sta saltellando come un canguro. Io non sto facendo assolutamente nulla. Ma dovremmo esserci quasi, perché siamo al ponte. Quindi dovremmo essere quasi arrivati dall'altra parte della mappa, in teoria. Adoro questa visuale, mi sono innamorato di questa visuale. Peccato che però sbatto. Fumata nera. Che non è quella che pensate. Fumata bianca, fumata nera, quelle cose lì. Ma è semplicemente l'accensione di un diesel. Ecco, quello che manca, secondo me, questo è un 8 valvole, se non sbaglio. E quello che manca è il turbo in questa Jeep. Non c'è scritto se è turbo oppure no. Peccato. Vediamo come si comporta. Vabbè, no, qua c'è ancora la strada. Vabbè. Sì, diciamo che è abbastanza dall'altra parte. Molti di voi potrebbero dirmi: beh, Iota, passa, lascia una Jeep da una parte e una dall'altra, in modo tale che puoi teletrasportarti con le Jeep. Lo so, però non lo so. Si perderebbe un po' il gusto anche. C'è un altro furgone, Chevrolet Kodiaq C70. Questo qui stavamo cercando di prenderlo, o non ci siamo mai andati con Chevrolet Kodiaq C70. Ma è nostro? Perché eventualmente ce lo possiamo portare a casa. La strada del ritorno, se ce la facciamo, potremmo portarcelo a casa in garage. Qua dobbiamo andare dritto, sì. Di là dove si va? In un outpost che abbiamo già fatto. Qua andiamo a scendere. Ah, ok. Qui c'è il solito ponte di legno assassino, che se prendi male ti ribalti.
Cioè, quello più pericolante sono i ponti di legno così. Adesso andiamo a attivare il 4x4, così non abbiamo più problemi di sorta. Diciamo che se la cava abbastanza bene. Già. Questa Jeep se la cava abbastanza bene. Diciamo che forse la Jeep per eccellenza per andare in giro su questo gioco? Non lo so, potrebbe essere. Di qua. Perché in questo momento non ho avuto nessunissima difficoltà. Diciamo che è uno stadio un po' più superiore al nostro pick-up, perché il pick-up non ha il blocco differenziale. Questo è il blocco differenziale. Consumo un pochettino, però non è male, dato che abbiamo già il portapacchi sbloccato. Non so se l'abbiamo sbloccato con qualche potenziamento, oppure è già direttamente col livello. Ah, ecco. Non avevamo abbastanza velocità e si blocca in salita. Perfetto. Ci vorrebbe un motore più potente allora, va? Già, non ce la fa. Con le marce normali fa un po' di fatica. Siamo di terza. Sì, scalati in prima. Dobbiamo mettere ridotti piccole, vai. Andiamo con le più veloci. Sì, ok. Allora là c'è la factory. Truck parking. Noi dobbiamo andare a sinistra. Sinistra. E poi in teoria subito a destra, no? Ah, ok, dopo la curva. Vai. Togliamo il 4x4 per consumare di meno. Piano, non saltellare in giro. E qui sulla destra dovrebbe esserci la salita. Ah, attenzione. Lì c'è un blocco. No, tanto per capire, facciamo un attimo una capatina qua, perché mi sa che qua non c'è un blocco, oppure ci dice... Ah, no. È proprio uno schifezza qua. Ok. Possiamo salirci di là? Sì, volendo sì. Dai, va. Mettiamo giù i cartelli, che si rompono pure, e giriamo a sinistra. Piano piano. Via di ridotte. Piano, senza ribaltarci, perché ho visto che questa macchina ha un po' di poca stabilità. Però saliamo abbastanza bene. Sì, dai. Non è male il colore, eh? Ci sto facendo l'abitudine. Uè. Che è successo qua? Siamo proprio affossati direttamente. Chi l'aveva visto? Sto pantano. Eh sì, c'è proprio il pantano. Ma noi riusciamo a salire lo stesso. Piano. Credo che bisogna andare dritto di qua. C'è una pietra. Anche perché qui alberi non ce n'è. Quindi il vericello non serve a molto. Non serve completamente a nulla. Dobbiamo stare molto attenti. Quindi piano. Giriamo piano, perché abbiamo un baricentro veramente alto qua, quindi rischiamo di ribaltarci molto facilmente.
ce l'abbiamo quasi fatta. Ci siamo quasi. Perfetto. Spegniamo, spegniamo. Wow, questa era l'ultima outpost della zona. Intrattenimento locale, infatti abbiamo sbloccato tante cose. Andiamo a vedere la mappa. Abbiamo un carrello qui. E questa parte qua, che è nera, che non abbiamo ancora sbloccato. Cioè, ci dobbiamo proprio passare. E anche qui, eh. Però, ah, qui c'è la cisterna mancante. Qui ci sono i dati meteo, che non so cosa voglia. Ma qui c'è un carrello. Qui c'è un carrello. Scout appianale. Come scout appianale? Che voglia dire che si uguale allo scout? Boh. Frana, ma più che altro dovremmo sbloccare questo ponte di legno. Se ne andiamo a vedere ponte di legno, due assi di legno, che è quello che faremo praticamente. Quindi direi, dato che siamo veramente lontani, invece il trattenimento locale cosa vuole? Vediamo. Abbatti barili alfa, detta, ha consigliato scout. Ah! Praticamente vuole che faccio questo lavoretto qua. Ma perché no? Ce la facciamo? Cioè praticamente noi dobbiamo andare qui, qui, qua. Non credo si possa. Facciamo così, va. Qua c'è la strada. Esatto. Poi facciamo così. Qua. Qua. Divertiamoci. Togliamo il freno a mano e andiamo piano. Vediamo un po' se riusciamo a fare un po' di soldini di nuovo, perché siamo arrivati, siamo a corto di soldi. Tipo qua si deve scendere. Andiamo a spaccare qualcosa? No. No, devo dire che si comporta veramente bene. Meno male che avevamo un po' di soldi da parte, perché siamo riusciti a sbloccare un bel po' di cose e abbiamo preso un bel po' di potenziamenti, eh. Perché... Madonna mia, c'è disastro in questa strada. Perché sennò... Questa Jeep era un... messa male. Avevamo dei copertoni veramente che facevano veramente schifo. Erano orrendi. Madonna. Ma quanti sassi ci sono? Ma c'è una frana qua. Lì c'è il fangone. Ci tiriamo sulla destra, così non rallentiamo. E qui dovremmo essere sulla sinistra, quasi vicino. Factory warehouse. Infatti qui c'è l'asfalto. Ci siamo quasi. Adesso dovremmo fare noi un giro totale fiancheggiando questa costa. C'è un ponte. Anche io lo sapevo. Questo ponticello. E in teoria siamo arrivati. Eh sì, siamo arrivati. Ah, ma si può prendere qualcosa qui? Non so se c'è.
centrale elettrica praticamente. Già, mostre in carico, intrattenimento locale. Non ci dà tanto. Hanno inventato un gioco, devi abbattere i barili, eccetera, eccetera. Non è male. Ci proveremo. Ma ci proveremo la prossima volta. Il nostro gameplay finisce qui. Spero vi siate divertiti. Vi ricordo che per supportare questo canale potete benissimo lasciare un like o iscrivervi se volete. Lasciate un commento, verrà sempre letto. Come sempre, vi ricordo, siete mitici ed alla prossima. Bye bye!